del lavoratore escluso, dell'indigeno oppresso, della famiglia senza casa, del migrante perseguitato, del giovane disoccupato, del bambino sfruttato, della madre che ha perso il figlio. Quando ricordiamo quei volti e nomi, ci si stringono le viscere di fronte a tanto dolore e ci commuoviamo, tutti ci commuoviamo, perché abbiamo visto e udito non la fredda statistica, ma le ferite dell'umanità sofferente, le nostre ferite, la nostra carne. Questo ci tocca. E cerchiamo l'altro per muoverci assieme. Questa emozione fatta azione comunitaria non si comprende unicamente con la ragione, ha un senso che solo la gente capisce e che dà la propria particolare mistica ai veri movimenti popolari.